through the sun rays and I... with the pieces.
burn all the bridges between us.
Ciao, sono Mia Ceran. Sono la voce e l'autrice di The Essential, il podcast di Will che sei giorni. Oh, buonasera e bentornati sul canale del Giamma. Seconda live di oggi con l'appuntamento di Football Manager 23 e riprendiamo immediatamente la carriera con il Venezia. Il problema è che mi ero dimenticato di avviare il gioco, lo avviamo subito e nel frattempo ci prepariamo un panino. Ecco che ho ritrovato l'elastichino porta fortuna, ecco dove era finito. Allora, stavamo iniziando la nostra carriera con il Venezia, molto bene. Aspetta che refrescio qua, e giustamente devo anche far partire lo schermo, se no non vedete nulla, Allora, non è World of Warships, ma è questo, perfetto. Ho dimenticato la salvietta, ovviamente. Ogni volta mi dimentico qualcosa. Allora, e allora lo facciamo partire o no? Madonna, quanto ci mette a caricare? Ma guarda qua, è così lento sto gioco. Ma si è bloccato? Si è rimbambito. Quindi vabbè, torno domani. Se avessi saputo che ci voleva così tanto. Ma cosa cazzo sta facendo? Ma scusa, la volta scorsa non c'era mica messo così tanto tempo. Il fatto è che il mouse sarebbe anche pronto. Proviamo a killare il processo? Oh, si è introiato. Ma si era veramente introiato nell'intro? Ma oh, allora, ci mancano due amichevoli e poi partiamo subito con
una difficile Coppa Italia contro il Sassuolo. Allora, vediamo se Milan, Inter o Juve hanno qualche giovane, ma in realtà siamo, la nostra rosa sarebbe anche pronta. Allora, Iker Losada, che avevate consigliato voi, è molto interessato alla nostra trattativa. E di conseguenza deleghiamo il nostro direttore sportivo a iniziare la trattativa e a portarla avanti. Vediamo come va a finire. In realtà speriamo bene. Perché è un giovane interessante dal Celta. Però Carvajal ci critica, perché? Ah, dicono che siamo stati scorretti nei confronti di Losada. Poi Fernandes abbiamo concluso. Il rapporto sarebbe un grandissimo acquisto per il futuro. Beh, fai così. E anche Riccardo Pepi. Quale non è neanche in vendita. Vabbè, includiamoli nella lista selezionati senza limiti di tempo, dai. Che potrebbero tornare utili per il futuro. Scusa, Riccardo Pepi non è neanche in prestito? Ah. È già in prestito. Vabbè. Allora, vediamo come vanno con lo staff. Manca una lista del reclutamento e un preparatore recupero infortunati, ma in realtà noi li avevamo contattati, perché non hanno più dato una risposta? Vabbè, attendiamo, va. Allora, stiamo piano piano rientrando i nostri infortunati. E quindi possiamo andare dritti all'amichevole. Bene. Bene, bene, bene. Con la maglia oro. Partiti. Traversa piena di Busio.
il Porto Roz Pilan. Ma allora, ovviamente, noi dobbiamo continuare a sperimentare Pierini in attacco, che finora ci è piaciuto parecchio, e basta, perché gli altri più o meno sono in una posizione stabile. Eccolo Pierini, eccolo Pierini, tira! 1-0 di Pierini. Molto molto bene. Ora, in realtà, dobbiamo andare a capire se arriva il nuovo acquisto, chi dare via. Perché io qui Sans lo terrei. Attenzione, ancora Pierini, 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 Pierini. Ha fatto il 2-0. Mi sta piacendo molto Pirinia. Bravo poi Giampaolo. Dai, piano piano stiamo iniziando ad imparare le tattiche e lo schema di gioco. Sono contento. Poi Giampaolo, attenzione. Stiamo giocando bene, per carità, una squadra abbastanza scarsa, eh. Però tutto ci serve per il fiato e per lo schema. Allora, la cosa interessante è che per l'anno prossimo, beh, vediamo intanto come è la stagione, no? Non portiamoci sfiga da soli. Terzo gol di Krnigoj. Molto bene. Il Venezia che sta iniziando ad ingranare. La vera sfida sarà la prima partita col Sassuolo.
il primo vero banco di prova per capire come siamo messi. Attenzione, poi Giampaolo la mette dentro per Pierini, è un po' lunga. Fa recuperare Pierini. Mamma mia, sti angoli qui, Sans. Ti pareva che Wisniewski non stesse svenendo in campo, ma eccolo là. Bello Busio, bravo. I tifosi del Venezia contentissimi. Ok. peccato. Molto bene però. Una fase di possesso e fraseggio. Dobbiamo però, finita questa partita, andare a creare dei nuovi schemi, uno schema secondario, uno schema terzo, diciamo, per abituare i nostri giocatori anche in caso di cambiamenti di modulo. Il 5-0 arriva nel frattempo, no, 4-0, no, 5-0 di Quizars. Molto molto bene. Bravo, bel recupero Anderson Cepitelli. Due minuti di recupero nel frattempo. Anderson sulla destra. Mi sa di fuori gioco. 6-0 di Pierini, ma mi sa di fuori gioco. Infatti. Allora, facciamo giocare anche gli altri, va? Sto Bjergsen, per esempio, 22 anni. Questo Sinclair, 23 anni, anche lui non sappiamo dove farli giocare. Anche Cheryshev. Ecco, paradossalmente sto Cheryshev potremmo sì metterlo in vendita.
anche Stove De Vrie, che è americano, Stove De Vrie. Bel problema, perché abbiamo tanti trequartisti, ma il nostro schema non li prevede. Potremmo quasi quasi andare a creare il secondo modulo con un 4-4-2 standard. Nel frattempo hanno battuto Connolly. Bella per Novakovic. Peccato. Guardate, facciamo così. 6-0 di Novakovic su punizione. Non era certo questo il banco di prova per la nostra squadra, ma comunque è allenamento. Anche Candela è da tenere sott'occhio, eh. Bravo, eccolo qua in azione, attenzione. Oh, buonasera. Come andiamo? Allora, Cepitelli rallenta il gioco tremendamente. Sì, sì, molto bene, molto bene, molto bene. Fiordilino, Pecile. Recupera la palla molto facilmente Seslar. Vabbè, già che questa partita l'abbiamo messa amabilmente in ghiaccio, potremmo pensare intanto a capire cosa ci manca nello staff. Dunque, ci manca di sicuro un preparatore, un responsabile recupero infortuni, poi un gestore prestiti, mi pare di no. Cosa ci manca? Ma non mi ricordo. Di sicuro dobbiamo puntare sul responsabile recupero infortuni, che è cosa buona e giusta. Attenzione, l'apertura è per Connolly, tiro! Seslar gli dice di no. Io non ho capito perché abbiamo pigliato sto Connolly in prestito, quando in realtà non ci serviva, ma non importa. Zabala, l'angolone, Poing. Connolly ancora di testa, mamma mia. Veder segnare sto Connolly, bisogna pregare tutte le divinità celesti. Bravo De Vrie, molto bene, aggredisci il pallone. Poi, di sicuro ci servono tre preparatori, divisi tra preparatori e collaboratori tecnici. Potremmo anche quasi quasi inserire un altro preparatore dei portieri, che male non fa, visto che ne abbiamo solo uno, però ne abbiamo di portieri ne abbiamo tre, quindi dovrebbe bastare in effetti. No, ma come fai a fartelo passare così? Dai! Bravo Maempa, nuovo mobile dell'IKEA messo in porta a difendere. Novakovic sparacca dentro, modulo. Bravo, bello, bello, Pecile il tiro! Fuori di poco. Molto bene. Ludiamo l'atteggiamento in campo. 80esimo.
di una amichevole messa ormai in naftalina da 8 ore. Cepitelli intanto sta svenendo. Che cavolo di passaggio è questo qua? De Vries, attenzione, sulla sinistra, De Vries. Tesman, tiraccio bruttissimo, 87esimo. Ok, allora dobbiamo smaltire qualche giocatore che non ci serve, soprattutto sulle fasce, perché il nostro modulo non prevede giocatori sulle fasce. È che sono tutti giovani, mi dispiace vendere i giovani, sinceramente. Perché anche impostando come secondo modulo un 4-4-2 standard, facciamo gran poco. Perché in realtà non lo useremo quasi mai quel modulo lì, quindi sarebbero comunque panchinari fissi, più o meno fissi. Ma vediamo, la mia idea è di tenerli sperando che non si lamentino che giocano poco. Ma in pa. Un minuto di recupero. Candela sulla destra. Anzi, Candela, non Candela. Ultimi 50 secondi, ma li facciamo scorrere in bellezza e in lentezza. Un altro che potrebbe andare via è De Vries, arriva il nuovo acquisto, perché un posto come trequartista abbiamo. Attenzione, Connolly, Connolly entra in area! 7-0, finalmente Connolly. Guarda, mi è venuto in mente anche un'altra cosa. Adesso proviamo ad impostarla. Perché con due trequartisti mi sta stuzzicando l'idea di un alberello di Natale di ancellottiana memoria. Modulo. Tesman. Non. E finisce qua. 7-0 per il Venezia. Andiamo pure avanti senza troppi problemi, visto che era un amichevole. Allora, vediamo un attimo cosa fare. Rosa, no. Piano della squadra, no. Tattiche, è quello che ci interessa. Allora, aggiungiamo una nuova tattica. Allora, ecco, questa potrebbe andare bene come seconda tattica, perfetto. Però una terza tattica potrebbe appunto essere il... il buon alberello di Natale. Allora, 4-2-3-1, no. No e no. Allora, vediamo un attimo come si può fare. 4-2-3-1 non me lo propone neanche. Aspetta, eccoli qua. 4-2-3-1. No, scusami, è una cazzata. È 4-3-2-1. Quasi. Però non lo vogliamo così il nostro mediano. Lo vogliamo così, perfetto. Questo è un centravanti offensivo e questo è un attaccante di sostegno.
Poi, questo in realtà non è un centrocampista centrale, ma è un incontrista che difende, quindi che scende a prendere la palla. E poi qua abbiamo un centrale e uno di quantità. Perfetto, ok. Benissimo, benissimo, benissimo. Ovviamente mi ha sconvolto tutta la squadra e vabbè, questa la cancelliamo, la rifaremo più in là. Benissimo, tutto facile per il Venezia. Lo staff, ma noi non avevamo fatto una serie di offerte? No, nessuno. Ma vabbè, noi abbiamo fatto una serie di offerte per lo staff e nessuno ci sta cagando di Striscio. Oh, la Pistoiese gioca con lo nostro stesso identico schema, però vorrei capire che è in Serie D la Pistoiese. Fatti conto. E attenzione, arriva Losada dal Celta. Reazione della tifoseria: felici di aver preso un giocatore così forte. Questo passare un achievement? O sbaglio? Ah, sì. Ha il potenziale per diventare un giocatore fondamentale per la società. Allora, studiamo un attimo, anzi, chiedi il consiglio, chiedi al capitano di dare il benvenuto e mandalo ad un corso di lingua intensivissimo. Allora, dove gioca Losada? Centrocampista offensivo o attaccante di sostegno? Perfetto, però vorrei farlo un po' in fantasia, dovrei farlo migliorare tanto quanto in tecnica e tiri da lontano, ma puntiamo prima alla fantasia. Quindi su allenamento il focus aggiuntivo no, dove sarà la fantasia adesso? Non c'è. C'è tutto tranne che fantasia. Vabbè, proviamo senza palla, intuito. No, qua è già forte in realtà. Sarebbe meglio il tiro da lontano. Esatto, qua deve migliorare enormemente Losada. Ok, nel frattempo Modolo si infortuna e pure Busio. Lo statunitense Busio. Vabbè. E condividi la tua passione per storia, arte e natura. Potrai scegliere il tuo mix preferito di luoghi straordinari da dedicare alle persone che ami. Con la tessera fai, accendi un anno di esperienze uniche e scopri storie sempre nuove. Allora, la rosa del Venezia deve essere scelta. Bel problema. Perché sono tutti under 23, quindi grossi problemi non ce ne sono.
Perché non vedo l'Usada in... Non me l'avrei mica messo. Me l'hai messo nella prima squadra? Cioè nelle giovanili? Dove cavolo l'hai messo? No, dovrebbe essere in prima squadra, perché non lo vedo. Ah, eccolo qua, l'Usada. Non l'avevo visto. Oh, buonasera signor Diplo, bentornato. Eri tu che avevi consigliato l'Usada, giusto? Qua confermiamo la selezione. Oh, bravo, bravo, giusto lei, cercavo e volevo... non volevo morire, ma volevo darle l'annuncio che lo abbiamo appena comperato. Quindi, se il giocatore non rende come dico io... riceverai il giocatore in regalo a casa e imbalsamato ovviamente. E allora, preparatore infortunati ci serve, cerca lavoro, no, ma che cerca lavoro, ricerca staff, dicevamo. Collaboratore tecnico no, staff medico, preparatore recupero infortunati, ok, stia calmo, non si emozioni che non è ancora sceso in campo, l'abbiamo appena acquistato. Vediamo questo buon... era meglio non vederlo. Allora, mettiamo qualche qualità tipo medicina sportiva almeno, no, 15 è troppo, mettiamo 12, vai. Vediamo chi salta fuori. Oh, questo qua. 26 anni, non male. Contatta in privato e proponigli l'accordo. Molto bene. Adesso vedremo se hai ragione ad essere gasato o no. Allora, osservazione finita su Lazetic, sempre, sempre consigliato dal nostro dottor Diplo. Però, in realtà ci fa, aspetta, avevamo detto, anche Gnonto stavamo gnontando. Però credo che Gnonto non voglia minimamente venire, sai. Eh sì, ciao, 17-31 milioni. Proviamo Lazetic a vedere, va? 11 milioni, però in realtà potremmo chiederlo in prestito. Fai un'offerta. Prestito. E possiamo salire, ma no, mettiamo un... 50% di stipendio, dai. Dici gratuito? Ma dai, possiamo proporgli un 50. Costo futuro opzionale. No, togliamo il costo futuro opzionale. Però vuole... mettiamo elemento della rosa. Proponiamo. Allora, vogliono un costo futuro opzionale di 10 milioni, ma io non voglio essere costretto a... Allora, proviamo a proporgli un costo futuro opzionale di 7 milioni
e un 60% di stipendio e di percentuale in ingaggio anche se non gioca. Sì, lo so che opzionale vuol dire se voglio, però non volevo neanche avere quella clausola lì. Titolare fisso potrebbe darci qualche problema. Uno, perché vogliamo fare crescere Pierini. Due, perché abbiamo un sacco di attaccanti, quindi potrebbe scassarci lo spogliatoio e non solo. Dai, proviamo. Niente, vogliono per forza puntare ai 10 milioni. Non più di 8, buono. Niente, i 10 milioni li vogliono per forza e vogliono anche il futuro prezzo per il controriscatto. Proviamo 9, dai, e lasciamogli il prezzo del controriscatto. Però scusami, ma allora mi fai un 60% se gioca e un 60% se non gioca. Olla. Vabbè, hanno respinto, ma facciamogli lo stesso l'offerta, poi in caso torniamo a contrattare. Allora, gruppi di tutto raggio, se li sistema l'allenatore in seconda. Decidiamo i numeri di maglia e visto che il dottor Diplo ha consigliato l'acquisto di Losada, in che senso non allenavo il Milan? No, abbiamo iniziato la journeyman con il Venezia. Dicevo, al dottor Losada diamo il numero di maglia numero 17, mi piace. Te. E Kibur può firmare un contratto professionistico, ma visto che fa abbastanza schifo, non ci interessa la cosa. Quasi quasi salterei l'amichevole con la Pistoiese. Sì, ho capito, adesso non è che possiamo girare tutte le squadre del mondo per tirare su persone. In realtà la nostra squadra sarebbe anche pronta. Il problema è che noi abbiamo tanti trequartisti laterali, esterni laterali, che non useremo perché il nostro modulo non lo prevede. Infatti prima stavo un po' tentando di capire come utilizzarli con altri moduli. Allora, terzino, dobbiamo tenere in mente tutti questi giocatori per la Serie A, se ci arriviamo. Attenzione, c'è un aggiornamento sulla trattativa. Senti, io 10 milioni non te li do. Allora, facciamo così, 9,25, proponi... Niente, non vogliono cedere questi... 9,5, non di più. Anzi, guarda, te lo metto anche bloccato. Te. Sì, sto cavolo. Oh, hanno finalmente accettato. Però se arriva Lazetic, allora Aaron Connolly in realtà ci serve, 22 anni. Bel problema. Possiamo interrompere? No, non possiamo terminare il prestito prima di 28 giorni. E Issaba, lussemburghese, ah cazzo, un'altra ala. Ma io proverei a venderlo questo qua, sai. Poi, Poggianpalo,
lo terrei perché è uomo d'area ed è quello che con Pierini sta giocando meglio. Novakovic, 25 anni, americano, fulcro del gioco, che questo può servirci. Dai, proviamo a dare via Bava. Oh, hanno accettato l'offerta per l'Azetic. Però, guarda qua, ci sono un bel po' di offerte per Issaba. Siena, Novara, Pontedera e Ravenna. Beh, mandarlo in Serie D mi pare un po' brutto. Allora, Serie C? Al Pontedera? Ma sì, facciamo Pontedera. E Novara diamo un ultimatum. No, no, ma se vedi non lo vuole nessuno in Serie B. Ok, oh, arriva il preparatore il preparatore recupero infortunati, sì. Quindi anche questa casellina del nostro staff è a posto. Quindi ci manca una lista del reclutamento e due preparatori. Però siamo il 1 agosto, quindi non c'è fretta di fare cose, vedere persone. Vedremo. L'abbiamo acquistato per 4 milioni e mezzo, mi pare. Quindi anche fare una bella plusvalenza non sarebbe male. Mi piacerebbe tenerlo, adesso lo valutiamo, ma sono anch'io abbastanza fiducioso, e soprattutto con Lazetic e Pierini in attacco. Beh, può venire fuori una bella cosa. Allora, stavamo cercando... cosa stavamo cercando? Una lista del reclutamento stavamo cercando. Ovviamente non esperto di medicina, perché non ci interessa. Allora, Samuele Maorca, analisi e giudizio. Vabbè, meglio... giudizio e analisi, dov'è analisi, eccolo qua, metti almeno 12, dai. Aspetta, ma noi stiamo cercando un analista del reclutamento, ok. Questo ha una buona conoscenza della Spagna. Senti, proviamoci. Vuole già troppi soldi per me. E non vuole cedere. Niente, bisogna abbassare le pretese. Allora, 11 e 11. E analista del reclutamento? Ma sì, va. Ok, e anche questo siamo a posto. Poi mancano due preparatori. Ma intanto chiudiamo la casellina dell'analista del reclutamento. Allora... Peraltro Losada, la tifoseria è stata subito contenta, gli ha dato subito un 8. Anche la tifoseria è moderatamente fiduciosa nell'acquisto di Losada. Allora, Pistoiese, beh, potremmo giocare direttamente con le seconde linee, anche perché poi c'è il Sassuolo in Coppa Italia.
Allora, Maempa sulla destra, Zampano. No, aspetta, Zampano è esatto, il nostro titolare, giusto? No, meglio Candela. Poi Modolo e Wisniewski. E sulla sinistra Ullman, dai. Poi dietro giochiamo con Fiordilino. Tesman. Pecile. Iker Losada. Novakovic e il buon Connolly. E vediamo cosa succede. Via. Per carità, una partita che... Ah, attenzione. Iker Losada è preoccupato. Una partita che non ha nulla da dirci, visto che siamo contro la Pistoiese in Serie D. Guarda come si è ridotta male la Pistoiese. Uno stadio enorme completamente vuoto. Praticamente gli unici due che sono semititolari sono Wisniewski e Modolo, gli altri sono tutti riservisti, panchinari riservisti. Ullman dentro per Connolly. Mamma mia, che tiro di merda, Connolly. Cosa c'hai, uno sgabuzzino al posto del piede? E portiere sarebbe tua quella lì, eh? Ma recupera Candela, il giovane sul quale abbiamo grandissima fiducia. Tanto quanto Losada, tanto quanto Pierini. Wisniewski parte da dietro il Venezia. Apertura sulla destra per Candela. Poffete. Beh, potremmo... No, va bene, non alziamo il ritmo di gioco. Tanto è un amichevole. Ci serve solo per il... per imparare gli schemi e fare fiatone. Sono un po' indeciso sulla Coppa Italia, perché è vero che siamo contro il Sassuolo, però mi dispiace... Novakovic cosa ha trovato? Gran gol di Novakovic nel 7. Dicevo, mi dispiacerebbe lasciare subito la Coppa Italia per manaccia del Sassuolo. Per carità, è ovvio che non puntiamo a vincere la Coppa Italia, però neanche uscire subito facendo brutte figure. Fiordilino, anche perché voglio dire, il Sassuolo non è mica il Real Madrid. Wisniewski. Tesman il tiro, 2-0. Pistoiese che inizia ad affondare al 21esimo. No, mi ero frizzato perché stavo pensando appunto al Sassuolo. Va bene, pensiamoci dopo. Intanto godiamoci questa Pistoiese-Venezia, partita importantissima, amichevole. Anche col Milan in realtà in amichevole non abbiamo sfigurato, eh. E ci ha segnato proprio Lazetic, se non ricordo male. Fiordilino, dentro per Candela, prolunga, traversa. Ullman, Fiordilino. La mette dentro, Novakovic sbanaccia. Ah no, è direttamente rimessa dal fondo. 35esimo di una partita che ormai non ha già più niente da dire.
stiamo giocando con le seconde linee, come direbbe mio papà degli anni 50. Maempa cosa ha preso? Bravo Maempa, pelatone dorato. Ecco, anche qua nel contro il Sassuolo facciamo giocare le seconde linee? No, non ha senso. Andiamo direttamente al secondo tempo, tanto grossi cambi non ne voglio fare. Modolo. Candela. Ma perché Novakovic gioca a destra? Ma non avevamo... Ah no, perché a sinistra avevamo messo Connolly, giusto. Giusto, giusto. Pubblico oleggia nel frattempo. Questo è fuori gioco. Meno male che sparacchia altissimo. Adesso 65esimo, cambiamo o Modolo o Wisniewski, così riposa il nostro difensore per la prossima partita. Gli altri potremmo lasciarli tutti lì, eh. Losada come sta andando a proposito, che non si è ancora visto? Un 6.7. Esce Wisniewski, entra... potrebbe entrare Svoboda. E allora facciamo entrare anche Cepitelli al posto di Modolo, così si riposano entrambi. In effetti, Losada finora, do cazzo è? Giallo per Fiorotto nel frattempo. Mettiamogli il nome sopra, eccolo là. Però finora si è visto gran poco, è timido per ora. Connolly dentro per Novakovic, 3-0. Proviamo a spronarlo un po'. No, si è semi-infortunato Pecile. 86esimo. Vabbè, facciamo uscire anche Pecile, dai. Possiamo permettercelo. Entra Kofod. Bravo, ma è in pace, sempre attentissimo con quella pelatona lucida. Ullman, Connolly, Andersen, Tessman, Losada, dove c'ha? Niente, è timido Losada, è timido. Per ora è timido. Fiordilino, l'angolo. Pedaggi, esce in presa alta. Candela. Ma tu, Diplo, il Losada dove lo fai giocare? Centrocampo o trequartista? E se trequartista, in che ruolo? Cioè, in che, più che ruolo, in che, con che compiti? Candela, attenzione, sulla destra, va via. Il gioco indietro dove non c'è nessuno. Cepitelli, 2 minuti e mezzo da giocare ancora. Mette dentro Novakovic, Connolly amabilmente in fuorigioco. Sì, io infatti l'ho messo trequartista, però come con compiti di centrocampista offensivo.
93esimo, quindi l'arbitrello può anche fischiare, tanto ormai la partita è finita. Esatto, finisce qua, 3-0 per il Venezia sulla Pistoiese. Bene, bene, stiamo facendo fiato bene. Allora, niente, adesso iniziamo a... È infortunato per due giorni, vabbè. Iniziamo adesso a fare seriamente, perché dopo il Sassuolo inizia il campionato contro la Ternana. Allora, c'è una brutta notizia. Giovanni Dragà ha compiuto 17 anni. No, non ci interessa. Rinviato il prestito di Lazetic, ci chiedono i giornalisti. No, no, siamo pieni di centrocampisti, per fortuna, e nessuno si è ancora infortunato. Allora, è stato rimandato perché il Venezia non ha i fondi necessari per completare l'acquisto di Marco Lazetic. È necessario ridurre 1,5 milioni dal budget per gli acquisti di Venezia pari a 1,4. Che palle ste robe. Rimandiamo, ma dobbiamo prima vendere. Kofod si è sfasciato la caviglia nel frattempo, visto che eravamo pieni di centrocampisti che non si erano ancora infortunati. Perché non me ne sto mai zitto? Allora, vediamo un po'. Sai che non riusciamo a prendere l'Azetic, perché non abbiamo gli sorti. Brutta storia. Ah, arriva l'analista del reclutamento, quindi anche questo ce lo siamo messi in saccoccia. Questo problema di Lazetic non è da poco. Allora, o abbassiamo lo stipendio, quindi andiamo a ricontrattare col Milan, consapevoli comunque che Lazetic si incazzerà perché ovviamente abbiamo interrotto la trattativa e bla 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 bla, oppure cerchiamo di vendere qualcuno in fretta. Vabbè, adesso vediamo come fare. Svoboda nel frattempo riprende ad allenarsi. Ed eccoci arrivati al giorno del match Sassuolo-Venezia. Allora, volevo che fosse a conoscenza delle seguenti aspettative da tenere in considerazione vista la nostra gara di oggi contro il Sassuolo. La dirigenza si aspetta una sconfitta. E anche la tifoseria si aspetta una sconfitta. Beh, vedo che l'ottimismo regna sovrano in questa squadra. Noi ce la giochiamo a viso aperto. Allora, formazione. Primavera o formazione ufficiale? Cos'è sto casino? No, togli tutti. Giochiamo con Joronen. Sulla destra Zampano, in mezzo giochiamo con Cepitelli e Wisniewski. Sulla sinistra Haps. Mediana come regista arretrato Busio.
e qui giochiamo con Krnigoj e Kofod si è infortunato, quindi Tessman. Centrocampista offensivo Cuisance e in attacco giochiamo con Poggianpaolo Pierini. E via la partita. Porca Eva, potevamo avere con noi già Lazetic. Peccato. Partiti! Prima panchina per il Jam, panchina ufficiale per il Jam, Sassuolo-Venezia. Parte la nostra carriera journeyman finalmente. Lancio subito per Pierini che si incasina, però esce Eric a difendere per il Sassuolo. Sassuolo che gioca con un 1, con un 4, 1, 2, 2, 1. Attacca il Venezia, attenzione, Cuisance. Tessman, non c'è nessuno in attacco, però tiro velleitario di Tessman, giusto per provare il piede. Siamo al Mapei Stadium. Ecco, poi Giampaolo si è già fatto male, ma vai a fan. Jesse Joronen, Ceppitelli, destra, destra, bravo, Zampano, Busio, fa partire il gioco da dietro, dal basso, Tessman, Cuisance, Wisniewski, Haps, Wisniewski, Haps, Wisniewski. No, non perderla così. Ma perché? Non eri neanche pressato. Meno male che la recuperiamo velocemente. Va. Dai, dai, incoraggia. Berardi, attenzione, è un pericolo. Torsved vede Pinamonti. Joronen con facilità. Cuisance la mette dentro, recupera Busio, Wisniewski, Cuisance. Ma perché tiriamo da lontano? Ma perché? Perché? Poi Giampaolo nel frattempo si sta piano piano ricostruendo la caviglia. 34esimo, ammonito Lauriente. Finora un Sassuolo non troppo pericoloso. L'ho detto, l'ho detto. Meno male che Zampano, non so mai come cavolo si chiama, allontana. Eccolo là, l'ho detto. Stronzo che sono, guarda. Due gol in due minuti. Ma sul serio? Cioè, abbiamo giocato bene fino al 40esimo, ragazzi. Pierini non si è visto, Poggianpaolo men che meno. Guardalo sulla sinistra, fallo ripartire velocemente, dai!
Allora, leggermente più alto il ritmo di gioco, più corti, anzi, facciamo molto alto, va. Bisogna sostituire poi Giampaolo. Aps il tiro! Deviato. Da Erlich. Entrerà Novakovic molto probabilmente. Angolo di Aps dentro per Pierini. Non ci arriva. Bello, peccato. Bravo, Aps, recupera bene. Tesman, Zniewski. Bello, dentro per Pierini, per Poggianpaolo. La butta fuori. Fai uscire Poggianpaolo, va. Novakovic dentro. Ma scusa, perché Poggianpaolo? Ma se l'ho appena sostituito... Si è sfracellato definitivamente? Sì, subito dopo che avevo deciso la sostituzione. Cioè, stiamo perdendo per due gol in 5 minuti nel primo tempo e per due disattenzioni stupide. Perché per il resto non hanno fatto nulla. Pierini, attenzione, va via sulla sinistra. Pierini, bello il controllo. Mette dentro per Cuisance. Novakovic! È entrato, riapre le speranze per il Venezia. 2-1. Incoraggiamoli. Ha ammonito Crnigoj. Pierini, Crnigoj. Non perderla con uno stronzo. Non oh, oh, oh. Ah, vai, 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 vai. Fatti vedere. Dentro per Novakovic. Entra in area, Novakovic. Si ferma dietro per Crnigoj. Crnigoj il tiro. 2-2. Pierini. Perché l'arbitro ha alzato la manona? Che scendo, entro in campo, sai. Entra in gioco il VAR. Ma scusami, ma perché? Concessa! Venezia 2, Sassuolo 2. Abbiamo recuperato una partita giocata finora bene, ma per due disattenzioni la stavamo perdendo e Novakovic comunque è entrato e ha ribaltato il risultato. Cepitelli, Joronen. Ci crede adesso il Venezia dopo aver alzato il ritmo di gioco. Wisniewski, Busio, Tesman. Tesman, ti spezzo le braccia. Alvarez, Alvarez! 3-2. Un'altra disattenzione. Terza disattenzione. Dai, crediamoci su. Un'altra disattenzione, sì. Attento che ci purgano ancora. No, per fortuna no. Joronen, cioè. 77esimo. Venezia aveva rimesso in piedi una bella partita. Purtroppo poi un'altra disattenzione. Ma il problema è che... Allora. Novakovic, niente. Berardi. Riparte il Sassuolo. Comunque vada, sono segnali positivi, eh. Settantottesimo. Allora, facciamo una cosa. Esce Zampano ed entra Candela. E
E guarda, possiamo fare una cosa di questo tipo. Esce Tesman ed entra Losada. E gli facciamo fare il centrocampista centrale che attacca. Poi però, non in possesso, facciamo scattare il pressing spessissimo e confermiamo i cambi. 84esimo, attacca il Sassuolo. Lopez, Cousins prova a sradicargli il pallone, non ce la fa. Enrique, Kyriakopoulos, Lopez fa girare il Sassuolo adesso la palla, la fa proprio sparire. Recupera però il Venezia e la butta via. Berardi gioca per Alvarez, Joronen, 86esimo. Sei minuti di recupero, ma ne sono già passati 4. Recupera il Venezia con Cuisance, Krenigoy. La gioca dentro per Losada, aperto sulla sinistra, attenzione. Losada, tocca indietro per Aps. Il tiro, ribattuto da Ferrari. Recupera il Venezia, Busio, Candela. Cepitello. Candela, svelto. Krenigoy, illuminalo. Wisniewski dentro per Aps sulla sinistra, la mette dentro per Pierin. Sul serio? Cioè, l'hai sparata sulla traversa, Pierini? Quella era l'ultima speranza e finisce qua. Sassuolo 3 Venezia 2. Peccato, perché abbiamo fatto un bel recupero. Comunque segnali positivi. Lopez adesso perde 8 ore di tempo. Pierini recupera e finisce qua. La traversa di Pierini ci fa perdere tutte le speranze. Però non possiamo dire che abbiamo giocato male. E vabbè, ci concentreremo soltanto sulla Serie B. Vabbè, proiettiamoci alla Serie B e la prima partita è contro la Ternana. E dobbiamo capire come pigliare il Lazetic, che sembra un po' un farmaco, ma...
Ah, si è infortunato il portiere Girovago Joronen per 2 giorni, vabbè. Nulla di troppo preoccupante. Vabbè, mentre salva vado a pigliarmi da bere, arrivo subito. Ah, rieccoci. Allora, si è estinta la rivalità tra il Venezia e il Bologna. Si è estinta la rivalità tra il Venezia e il Trento, tra Venezia e Atalanta, tra Venezia e Torino. E dobbiamo scegliere il capitano. Allora, Modolo era l'attuale capitano. Confermerei quelli che abbiamo già e andiamo avanti. Bah, se ne va al Pontedera, accettiamo. Valerio Di Cesare, ma chi cavolo è sto Di Cesare? Del Bari. Boh. Allora, la Ternana, abbiamo Ternana, Cittadella e Perugia, sono 3 abbastanza abbordabili, ovviamente c'è il derby Cittadella-Venezia. Come facciamo per sto Lazetic? Però, scusami, ma... perché abbiamo 1 e 4. Annulliamo e riproviamoci. Il selfie in funivia a meno 10 gradi. Il video della Grecia, quando Ricky si è perso sul traghetto. Le cose più incredibili vanno condivise con chi ama. Allora. Per inviare foto, video e musica da smartphone. Sapevo io. No, vogliono, non vogliono cambiamenti all'offerta. Dobbiamo prima vendere qualcun altro, mi sa. Chi vendiamo? Jack De Vry, come ha messo? 20 anni, ci serve. E Bjarkason? Ecco, questo potrebbe andarsene in realtà. Per 800.000, ma allora proviamo a dare via sto qua. Speriamo arrivino velocemente offerte.
Ok, la prima partita contro la Ternana. Ben Tesman si sta allenando bene. Chi è sto Cheryshev? Ah, quello che abbiamo messo in lista trasferimenti e non vuole nessuno. Bene. Allora, e la prima è in trasferta, Ternana-Venezia. Nel frattempo ci troviamo anche un altro preparatore atletico, o meglio, collaboratore tecnico. Mamma mia, o qualcuno di che non sia una mozzarella, magari. Se punto. Andiamo per qualità. Allora, Mattia Di Maggio mi piace. Però non vuole fare il collaboratore tecnico, e ti pareva. No, questo non sarebbe male. Contatta per ingaggio. Se solo non volesse 8 miliardi. Mi sa che dobbiamo abbassare le pretese. Sì, dobbiamo abbassare assolutamente le pretese. 11. Ok, e questo l'abbiamo chiuso. Ora, cerchiamo un preparatore atletico e chiudiamo anche l'ultima casellina dello staff. Basso di disciplina. Oh, questo sarebbe buono. Perfetto, e forse abbiamo chiuso anche l'ultima casellina. Benissimo. Possiamo andare felici alla giornata contro la Ternana. Allora, formazione. Joronen in porta. Sulla destra, Candela. In centro giochiamo con Cepitelli e Modolo. E sulla sinistra con Aps. Dietro, Busio. E in centrocampo giochiamo con Krnigoj e Tesman. Losada dietro le punte e poi Novakovic e Pierini. E via in campo, anzi via allo stadio. Oh, Iker Losada è rincuorato, attenzione.
Ok. Inizia oggi la Serie B contro la Ternana. Partiti. Venezia di nero e bianco. Bravo Kernigoy, Candela, Busio. Venezia che vuole subito tornare in Serie A dopo la retrocessione dell'anno scorso, che ha portato a un sacco di cambiamenti societari e in panchina. Kernigoy, alta. La regina nel frattempo passa in vantaggio sulla SPAL. Modulo, apps. Sparacchia su dove c'è Pierini, tutto solo, Pierini si innesca. Pierini raggiunge il fondo, la mette dentro per Losada, non va. Giannarilli para, però almeno Losada se sta a far vedere. Kernigoy, Modulo, Ceppitelli, Candela, gioca per Novakovic, dentro per Pierini, fuori gioco. Ah, perché questo non era... Ah, ok. Ceppitelli, Aps, Tesman. Candela è chiuso tra... Sì, Candela. Losada è chiuso tra questi tre. Deve muoversi un po'. Novakovic, attenzione. Kernigoy dentro per Losada. Losada, Losada, il canestro! Ah, fuori di poco. L'avevo vista dentro. Stavo già emozionando. Difendi, attacca sulla destra, dentro per Donnarumma. Incoraggiamo i ragazzi, Ceppitelli sulla destra, Busio. Kernigoy. Candela. Ceppitelli, Busio. Tesman. Kernigoy. Diamo qualche istruzione a Losada, va? Dentro per Novakovic che tocca per Pierini, 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 c'è Pierini, Pierini, il tiro! 1-0! Venezia con Pierini! Diamo qualche istruzione a Losada. Allora, muoversi negli spazi e libertà di movimento. Proprio questi, volevo. Ventiseiesimo. La SPAL nel frattempo non solo agguanta ma supera la regina 2-1. 44esimo, finisce qua il primo tempo. E non abbiamo nulla da dire al Venezia perché stiamo giocando bene. Ah, ma è vero, è Modulo il capitano, non Ceppitelli. Me ne ero con... li avevo scambiati. Kernigoy. Nel frattempo il Genoa dilaga a Modena. Novakovic. Fermato. Recupera Candela dietro. La perde però. Capuano va via. Angolo per la Ternana, attenzione, Falletti. La mette dentro per Tesman che però allontana. Defendi. Koulibaly. Capuano, il tiro, ma tutto semplice per Joronen. Svelto. Ha fatto due belle cose, Losada, poi si è un po' spento, eccolo qua. Kernigoy, altissimo.
Dove sta giocando Candela 7 e Losada 7? Molto bene. Cinquantanovesimo. Defendi, attaccato subito l'Aps, dentro per Falletti. Ancora defendi. Attacca ora la Ternana. Dentro per Donnarumma, mamma mia. Iorone, il colcoscione. Losada, nulla da fare, non la recupera. Attacca ancora la Ternana. Fermato, può ripartire in contropiede Novakovic. Novakovic, guarda Pierini e Losada. Guarda Pierini, dentro per Losada. Attenzione Losada. Peccato che Pierini è fuori gioco. 2-0. No, l'ha anche buttata fuori. Bella l'invenzione di Losada, ma purtroppo Pierini si è fatto pescare in fuorigioco. Sessantesimo. Capuano. Aps recupera Busio. Busio come sta giocando? È 7 anche lui in realtà. Dai Aps, dai Aps. Ma perché dietro? Scusami, ma c'era cosa? C'era Modulo. Ah. Aps si è svenuto, cos'è successo? Attenzione a Donnarumma, Joronen. Defendi sulla destra, pericoli. E Modulo fa l'autogol. Che te devo dire? Sessantacinquesimo, il Venezia si è un po' seduto sugli allori. Ternana che ci prova ancora. Defendi, recupera Modulo. Tesman dentro per Pierini. Mamma mia, oh. Che tragedia, ragazzi. Ah, dobbiamo inventarci qualcosa. 74esimo. Allora, esce Busio, entra Fiordilino. Esce, chi esce? Esce Krnigoj, entra Kuzans. Aps, Ullman. Per ora. Ma sono sostituzioni solo per stanchezza, non per per cambiare qualcosa. Continuiamo ad incoraggiarli. 87esimo. 90esimo, attacca Cuisans dalla punizione, niente da fare. Recupera Cepitelli. Cuisans. Cepitelli, ancora Cuisans. Dentro per Pierini! Ma sto Pierini vive in fuorigioco, ma perché? 91esimo. E ovviamente Iannarilli preferisce perdere tempo perché conviene così alla Ternana.
Recupera il Venezia, però Pierini se la fa perdere, se la fa rubare da Sørensen. E finisce qua. Un bel primo tempo, il secondo ci siamo persi e Modolo ha fatto l'autogol. Peccato. Adesso c'è il Cittadella che è decimo. In attacco non siamo neanche male. Allora, proviamo a pensare cosa fare con la formazione anti-Cittadella. Di sicuro, dobbiamo valutare le centrali di difesa perché sono stanchi. Bon, con questo abbiamo chiuso tutti i buchi, esatto, dello staff, giusto? Tutto chiuso, perfetto, lo staff è a posto. E ora dobbiamo centrare la vittoria con il... in Cittadella, siamo in casa ed è il derby veneto di Serie B. E in realtà io confermerei questa formazione. Sì, dai, confermiamola. Confermiamo l'11 che abbiamo usato contro la Ternana. Partiti, la prima in casa per il Venezia, dopo il deludente pareggio contro la Ternana. Lazetic, gli abbiamo dovuto dire di no perché al momento non abbiamo fondi per il trasferimento. Infatti sto provando a vendere un paio di giocatori, ma per ora non vanno via. Angolo per il Cittadella, attenzione. Antonucci la mette dentro. Pavan, non ci arriva, arriva Novakovic. Antonucci ci riprova, attenzione, entra in area. Si ferma. Losada gliela toglie, ma poi la recupera Danzi, prova un tiro altissimo. Dodicesimo, angolo di Aps. Ovviamente dentro, Losada, la tocca per Tesman, Modolo. Mi piace perché Losada fa il primo tempo divinamente, poi il secondo scompare. Aps il tiro, non va. Ventiduesimo, nulla di eclatante finora, Cepitelli però recupera, Krnigoy la poi la perde ovviamente, Danzi, Antonucci,
dentro, ma c'è Candela. Joronen. Modolo. Joronen. Busio, che dovrebbe impostare, ma finora non imposta. Bravo. Tesman la gioca per Pierini, dentro per Losada, attenzione Losada, entra in area, si defila sulla sinistra però, si ferma, la mette dietro per Candela, tiro di Candela sparacchiato sul difensore. Trentesimo. Trentasettesimo. Attacca il Venezia. Aps. Losada. Niente da fare. Riparte il Cittadella con Asensio. Attaccato subito. Krigoy la recupera. Krigoy il tiro! Alto di poco. E finisce qua il primo tempo. Allora, non stiamo giocando bene per nulla. Allora, Losada. Di nuovo proviamo con muoversi negli spazi, libertà di movimento. E andiamo al secondo tempo. Cinquantatreesimo. Attacca il Cittadella. Con Danzi che gioca per Baldini. Baldini. Vantaggio del Cittadella. Allora, via Losada, dentro Cousins, via Pierini, dentro Connolly, via Aps, dentro Ullman. E passiamo a offensiva. Cousins la recupera, Tesman, Ullman. Come fai a perderla così? Come fai? Perché? Meno male che poi la recuperi. Modolo. Busio. Dentro per Connolly. Connolly, Connolly, entra in area. Mamma mia che tiro di merda. Ma a chi, Ullman, a chi? Guarda sti due che riescono a farsi fregare da Baldini.
Pazzesco. Angolo di Cuisance. Mette dentro. Ma chi Ullman, ma chi... perché gli ho detto giocate la palla negli spazi, ma bisogna saperla giocare negli spazi. Non è quell'altro The Genius. Attenzione per Connolly. Connolly entra in area. Connolly il tiro, mamma mia. Settantesimo, Cousins. Busio, guarda sulla sinistra. Bravo. Dentro per Connolly. Ancora sul portiere. Ottantaduesimo. Chi facciamo? Allora, al posto di Busio, Fiordilino. Al posto di Novakovic, po' Giampaolo, che te devo dire. Bravo Baldini. Entro per Antonucci, entra in area Antonucci, il tiro del 2-0. Affonda il Venezia. Calato il mutismo in panchina. Novantaduesimo. E finisce qua, mi sa. Ullman. Candela. Si aspetta solo la fine, sia il fine. E ce ne torniamo a casa con le pive nel sacco. Venezia 0, Cittadella 2. Adesso c'è Perugia che è ventesimo. Sì. Noi siamo quindicesimi, quindi. No bene. E dopo abbiamo il Palermo che è tredicesimo.
Ecco, si è anche infortunato Cousins per 2 giorni. Allora, potremmo provare una roba pazzerella contro il Perugia. E la roba pazzerella che potremmo fare è provare un albero. Giorone in imposta. Zampano. Cepitelli Wisniewski. Sulla sinistra Aps. Alberello con Busio, Krnigoj, Tesman, Cousins, Losada e Pierini. E ce la giochiamo così, guarda, Busio avanza e fa il regista che supporta, perfetto. Cousins qua, Losada qua e Pierini centravanti, mi va più che bene. Losada fa il centrocampista che attacca, anzi, Cousins il centrocampista che attacca, e Losada mi fa l'attaccante di sostegno. Via, voglio vedere cosa succede ora. Giochiamo a Perugia. Zampano. Cousins. A chi? Questi sono presa in una maniera. Hanno un 3-3-2-2, fatti conto. Quindicesimo e non si è vista ancora un'azione del Venezia, attenzione. Attacca il Perugia. Attenzione, riparte Losada. Krnigoj. Entra in area, si ferma. Zampano, tocca indietro per Tesman, il bomba esce di pochissimo. Ventiduesimo, Zampano su, entra in area, fermato, allora c'è Busio dietro, Krnigoj, Tesman, Aps che arriva sulla sinistra.
se fai piangere o... Gori, Angela. Strizzolo dentro per Vulic, che entra in area. Vulic, il tiro! Fuori. Angolo per il Perugia. Bravo, Joronen. Busio, punizione da tre quarti, spara direttamente sulla barriera, angolo per il Venezia. Esce Gori. La calcia lunghissima, presa del Venezia con Cepitelli. Wisniewski. Losada, dentro un pallonettino per Cuisance, niente male, Cuisance entra in area, Cuisance la mette dentro per Pierini, 1-0, oh, Venezia in vantaggio. Losada si apre sulla sinistra. Mette dietro. Busio. Sans. Tiro! Fuori di poco. Nessuno che viene incontro alla palla, guarda il solito buco. Joronen che para con la manona. Bravo Cousins, bravo. Ma chi spari? Ma aspetta che saliamo, aspetta, temporeggia. E finisce qui il primo tempo. Grosse istruzioni tattiche aggiuntive, però l'alberello finora sta funzionando, eh. Aprilo sulla destra, bravo, vai Cuisan, trova lo spazio. Entra Pierini, Goric con la manona. Angolo di Cuisance, la mette dentro Cernigo e non ci arriva. Pierini la recupera, forse sì. (Clears throat)
Venezia che è molto molto concentrato. Sessantacinquesimo. Allora Cepitelli. Cepitelli esce, entra Modolo, anche Wisniewski è messo male. Allora, al posto di Wisniewski entra Svoboda. E al posto di... potremmo tornare al 4-3-1-2. Allora, Cousins, Novakina, 4-3-1-2 per il Venezia. Però anche Losada. Losada, Tesman, Aps. Allora... Losada, Cuisance, okay. Come messo? Meglio. Quindi al posto di Losada entra Fiordino. Poi che altro avevamo detto? Aps, entra Ullman. E l'ultimo cambio è Cepitelli Modolo. La 85esimo. Attacca ora il Perugia, però attenzione, Olivieri si riposiziona al Venezia. Curado, apertura per Olivieri, attenzione, la mette dentro di serio Yoro. Novantatreesimo. Novakovic. E finisce qua. Prima vittoria, anche se non larghissima, del Venezia, che sale a 4 punti. Serve per la fiducia, però. Tra il Como ne ha ben 9. Ma... ne abbiamo un bel po' di strada adesso già da recuperare. Allora, quale scorsa partita contro la... contro il Perugia o quella contro il Cittadella? Allora, Perugia abbiamo vinto 1-0. Ora ci aspetta il Palermo, sedicesimo, che però vabbè, ci serve come ulteriore conferma di questa vittoria, quindi dovremmo iniziare a... dobbiamo iniziare a inanellare vittorie su vittorie. Cosa ci chiedono? Abbiamo una settimana di riposo che ci fa solo bene e poi andiamo a Perugia, no scusate, a Palermo. Ah no, è il Palermo che viene da noi. Ok, allora lasciamo che il centro dati elabori i dati e intanto andiamo verso... attenzione, dopo il Palermo c'è già il Como, quindi c'è già una lotta per andare a riacciuffare la vetta della classifica. Però dobbiamo prima pensare al Palermo. Allora,
Ma gli allenamenti cosa, come stanno andando adesso? Programmazione no, calendario. Ah, perché siamo ancora ad agosto, quindi stiamo ancora puntando sul sull'intensità alta. Ecco perché facciamo difficoltà. Va bene. Palermo nel frattempo ha vinto 3-0 col Fu e ci scavalca, è salito quinto. Molto male. Allora, io devo assolutamente sbarazzarmi di qualcuno per andare poi a prendere il buon Lazetic. Partiamo con questo, va? Poi o nessuno vuole offerte di prestito, accetta tutte le offerte. Vabbè, Chernikov non se ne vuole andare. Fortunato, di Giampaolo si è infortunato di nuovo per 6-8 settimane, molto male. E noi abbiamo la scadenza del calciomercato. Mi sa che l'Azetic salta. No, fortunato no. Proprio. Abbiamo una brutta fila di partite adesso. Allora, ho pure rifiutato il contratto.
Vediamo di fare una richiesta alla dirigenza, vediamo se ci aumentano un pelino. Il budget per i trasferimenti, va? Dunque, la dirigenza si aspetta un pareggio, la tifoseria una vittoria. Allora. Formazione contro il Palermo. Joronen, Zampano, Cepitelli, Modolo, Arps, Busio, Cousins, Tesman, perché anche Kofod è infortunato, Losada, Novakovic e Pierini. Via. Partiti, Venezia-Palermo, stadio quasi pieno di Venezia. Pierini la recuperano, poi la dentro per sé, attacca subito il Palermo, ma esce Iorone in impresa alta e c'è. Dodicesimo. Zampano si è fatto già ammonire. Novakovic, Zampano, Busio e Losada, mi fai un attaccante di sostegno, grazie. Apps, mods, facciamo fatica a trovare buchi però, insomma, perché facciamo fatica a trovare buchi, quindi io sto provando anche a metterlo come attaccante di sostegno. Eccolo qua, attenzione, Losada la gioca dentro per Pierini, subito, tutti Pierini, vantaggio, su, assist di Losada. Molto bene. Perché non gli ha dato l'assist? Ma vabbè. Gira sulla media voto 6,7-6,9.
è ancora molto molto timido, recupera palla nel frattempo Mariano con Eiu. Lo so, è abbastanza di fantasia, è basso però, perché ha solo 10 di fantasia. Però appena arrivato in Italia si sta ancora ambientando. Saric, attenzione. Saric, il tiro, Joronen, c'è. Trentacinquesimo, attacca Brunori sulla destra. Elia, che gliela porta dentro per Pierini. Lada. Eccolo dentro per Novakovic, che forse era in fuorigioco, ma tanto la butta fuori. Usans se la fa rubare di Mariano. Mamma mia, attenzione Zampano, perché sei già ammonito. Novakovic sulla destra. Entro per Pierini. Pigliacelli in presa. Commettiamo tanti falli. Infatti siamo sempre molto abbiamo sempre molto puniti. Pierozzi. Più che altro è un Palermo che gioca sulle fasce. La imbucata per Brunori. Brunori, Brunori a Venezia. Quarantacinquesimo, uno di recupero. E finisce il primo tempo. Nessuna grossa indicazione tattica, ma gli diciamo di non rilassarsi. No, non perderla. Comunque, sto gioco ha sempre il solito problema delle imbucate, non hanno ancora risolto. Cusanza, la punizione dentro per Modulo, niente da fare. Losada, attenzione, vediamo cosa si inventa. Si apre sulla sinistra, gioca per Tesman. Tiro di Tesman, ribattuto dal difensore. Angolo per il Venezia al 47esimo. Riparte Saric, che però è da solo. Carica su Devetak. Cinquantatreesimo. Mariano, no, Iorone, no, no. Che brutta uscita, 1-1. Joronen che va proprio a farfallone. Dentro per Pierini, il tiro! Sono le solite imbucate, poi in questo caso Joronen è anche uscito a caso. Aps. Non mettiamo dentro un corner che sia uno, Busio, il tiro a giro, altissimo però. Sessantunesimo. Anche la si è fatta ammonire, fatti conto.
Ma vai a cagare, Joronen, va. Due gol di merda, ti sei fatto prendere. Non so neanche cosa fare. Kovic entra. Chi entra? Connolly. E poi fior di lino. Settantasettesimo. Ottantesimo. Venezia che ne sta perdendo un'altra, eh. Ottantacinquesimo. La solita imbucata. Joronen che stavolta salva. Tre minuti di recupero per le speranze del Venezia. E Kuzan se la perde. Finite quasi le speranze del Venezia. Angolo per il Palermo del caso per batterlo e andare a vincere la partita. Attacca il Venezia e finisce qua. Brutta. Due sconfitte, un pareggio, una vittoria, abbiamo 4 punti. E vabbè, adesso ci sarà il Como e poi il Sud Tirolo. Vediamo la classifica, ma è impietosa.
pietoso. Va bene, io direi di fermarsi qua, anche perché sono abbastanza stanco, ho fatto live anche prima. Hanno rifiutato l'aumento del budget e quindi mi sa che alta. Va bene. Niente, signori, io vi ringrazio per esservi iscritti, per aver fatto passare insieme a me, per aver passato insieme a me un po' di serata. Io vi ringrazio, vi auguro tantissime feste di Buon Natale. Molto probabilmente ci rivediamo direttamente l'anno prossimo. Sì, perché la settimana prossima credo di essere via. Bene. Buone feste a tutti e ci rivediamo nel 2003.